Uno sugar daddy è un uomo di una certa età che mantiene una donna più giovane di lui in cambio di servizi a carattere sessuale. Chiaramente questo può anche andare bene ad una persona, perché magari è molto ricca e vuole investire nell'ortaggio della felicità, nonché la patata. L'idea di questo video mi è nata dalla situazione attuale di un mio studente, Enrico, che ormai sta letteralmente mantenendo una ragazza in Messico, pagandole anche l'aria che respira. Quindi mi sono detto, perché non fare un video su quali siano i segnali non verbali che ti fanno capire come lei ti stia considerando uno sugar daddy? Partiamo. 1. Ti chiede dei soldi, dicendoti che li restituirà, ma non lo farà mai. Ad esempio, Enrico ha prestato dei soldi a questa ragazza per fare delle visite mediche. Lei ovviamente ha detto che li avrebbe restituiti, ma non l'ha mai fatto. Le ha poi prestato dei soldi per acquistare un cellulare e non li ha mai restituiti. Le ha dato dei soldi per comprare dei regali ai genitori di lui quando è venuta in Italia e non li ha mai ridati indietro. Ecco, quando una ragazza ti chiede dei soldi che poi non ti ridarà mai, hai un chiaro indicatore che ti sta iniziando a vedere come uno sugar daddy. 2. Ti manda foto di cose che vorrebbe farsi regalare. Ad esempio, questa ragazza manda spesso e volentieri foto di vestiti per chiedere ad Enrico se gli piacciono. Il sottotesto è il seguente: amore, mi piacerebbe molto che tu mi regalassi questo vestito. Sono sicura che mi starebbe benissimo e tu lo apprezzeresti molto su di me. Le ragazze, quando vogliono, sono molto furbe e astute. Ti fanno capire le cose senza esprimersi a parole. C'è anche un altro dettaglio che a volte indicano in queste richieste implicite: il prezzo. O te lo scrivono, oppure ti girano il link che punta a qualche e-commerce online per poterlo ordinare. 3. Ti chiedi di andarla a trovare molto spesso. Enrico, ad esempio, recentemente è stato un mese e mezzo da lei. Perché questa richiesta? Beh, chiaramente non si può fare sesso virtualmente a migliaia di chilometri di distanza. Ma oltre a ciò, quando sono insieme la vita è molto più easy. Cene offerte, drink pagati, entrate in discoteca sponsorizzate, viaggi fuori porta senza preoccupazioni e così via. Sembra fantascienza, ma tenete presente che sono cose che in giro ci sono. Non sono affatto inusuali, anche in paesi in cui le donne sono molto emancipate, come l'Italia. Chiaramente non sono tutte così. Però, se vuoi evitare di diventare uno sugar daddy, questi sono i 3 principali indicatori di pericolo. Voglio aggiungere un'ultima considerazione. Quando si innescano queste situazioni, è l'uomo che deve mettere dei paletti, se non vuole farsi sfruttare dalla donna.